Una lenta ma continua evoluzione nel rapporto di genere con il vino, con un numero crescente di donne che nel tempo sta scoprendo il valore intrinseco e sociale del prodotto. È quanto emerge dall'osservatorio sul mondo agricolo Empire Census in merito al consumo di vino femminile, presentato in occasione del Vinitaly a Verona. Il vino è al centro della convivialità italiana, la qualità viene premiata e anche le donne sono molto molto attente a un consumo di qualità. È un'edizione all'insegna della produzione ovviamente italiana, una produzione che si sta valorizzando anche attraverso una maggiore internazionalizzazione del prodotto. Ci sono alcuni mercati dove eravamo presenti, ma lo siamo adesso in maniera più forte, più massiccia, e devo dire che noi, peraltro, proprio in questi giorni la Fondazione Empire ha annunciato che è salita nell'azionariato di Masi Agricola, siamo stati dal 5 al 6%. Crediamo ovviamente nelle aziende che si quotano in borsa perché ci danno l'opportunità di sostenerle. Un mercato sempre più rosa, con oltre 12 milioni di donne che bevono vino. È il 46,7% delle donne italiane, con un incremento percentuale nel periodo 2014-2021 del 15,5%, a fronte del 2,9% degli uomini. La ricerca dimostra che le donne, a differenza degli uomini, sanno bere responsabilmente e cercano sempre la qualità. Sì, le donne sono la componente vitale del mercato del vino, sono aumentate del 15% in 7 anni, nello stesso periodo gli uomini sono aumentati del 3%. L'aspetto più importante è che sono portatrici di un modello di consumo responsabile e hanno la tendenza ad evitare gli eccessi in misura maggiore rispetto agli uomini. Tra gli uomini bevono in eccesso il 3%, dalle donne meno dell'1%. Tra le donne la qualità fa premio anche sul prezzo, ovviamente a meno che il prezzo non sia assolutamente insostenibile, e la qualità fa premio sulla quantità. Direi che la maggioranza si riconosce nell'affermazione bere bene vuol dire bere con responsabilità e senza eccessi. Per quanto riguarda le preferenze delle donne, in termini di tipologie di vino, dall'osservatorio Empire Census emerge che la maggior parte delle donne preferisce i vini frizzanti. Gli uomini, molto più delle donne, concentrano invece le proprie preferenze sui rossi e bianchi fermi.